L'Eliseo, sono riuscito ad aprirlo, dico sono riuscito dopo 30 anni, quindi credo che sia in qualche modo una conquista per la comunità, non tanto per l'amministrazione, per tenerlo aperto, perché giustamente la prima domanda non è stata siamo contenti perché sia stato riaperto. Che facciamo dopo? C'è sempre la rincorsa al rilancio. Dopo si tiene aperto con altre rassegne, manifestazioni, ovviamente rimane la Casa del Cinema, ma non in maniera esclusiva, perché è impossibile immaginare che ci possa essere una struttura utilizzata solo per il cinema. No, no. Si faranno altri eventi, manifestazioni, ma ci sarà anche musica, teatro, arte. Stiamo immaginando già per Natale una mostra di rilevanza internazionale, di cui parleremo di qui a poco. Spero di chiudere il contratto con questa importante società. Ci sarà la prima riunione del CDA della Fondazione all'interno dell'ex Eliseo, anche simbolicamente. Ci sarà, credo, una rassegna teatrale a dicembre. Insomma, una serie di iniziative che già abbiamo programmato, perché deve vivere, siamo riusciti a riaprirlo, ma deve vivere, immaginando che non ogni giorno ci potranno essere iniziative. Anche il Gesualdo è aperto, ma non è che sia aperto ogni giorno. Sono rassegne, iniziative, eventi, manifestazioni, per cui è vivo ed è in quella vitalità che c'è la riapertura. E poi rappresenta un luogo simbolo, lo dico a chi l'ha frequentato, io un po' di meno, io negli anni 90, quando purtroppo era già chiuso, ricordo un po' adolescente, c'era anche la struttura sportiva di fianco. Tennis, famoso. Bravo, circolo tennis. Bravo. Grandissimo. Però non l'ho mai visto, ecco, io il cinema Eliseo non l'ho mai visto. Ricordo la dogana. Ricordo l'Umberto. L'Eliseo no, se non la chiusura e la struttura sportiva. Però per questo è ancora più suggestivo, perché noi siamo cresciuti un po' con l'idea dell'Eliseo, Eliseo, Eliseo, e averlo riconsegnato alla città credo che sia una bella ripartenza. Io ho detto di fatto rinasce anche un po' la città, con la riapertura dell'Eliseo, rinasce un po'. E il fermento cinematografico modestino è sempre stato un baluardo da questo punto di vista. Cioè lui, e come me, no? Io ho immaginato, voglio fare il sindaco, ce l'ho fatta. Il sindaco ha detto voglio fare cinema, una terra complicata, e ci è riuscito, cioè persiste, insiste e fa bene, perché poi noi siamo la terra di una comunità caparbia, testarda nel senso buono, determinata, tenace, non a caso anche il lupo, c'è grande forza, grande vitalità, e questa iniziativa, per quello che si può, merita di essere sostenuta. Con la presenza, con la divulgazione, poi vediamo quando Modestino ha provato a fare, speriamo che non abbia perso la voglia, il film, io ho detto nel nostro piccolo ci siamo, non ho detto non lo fai tu, no, allora io non ci sto, lo fai tu per quello che posso, ti do una mano, perché questo è lo spirito giusto, non devo provare a impedirgli che lo faccia, perché poi se riesce dobbiamo ammettere che è bravo, e qual è il problema? Se Modestino ci riesce Virpigna, non è Modestino di Nenna o Gianluca Festa, o Pietro Caterini, e Virpigna, la comunità. Anzi, io se voglio competere, devo dire tu fai un film, ne faccio due, lo faccio migliore. Questo deve essere la sana competizione. Esatto.